E per primo inizio, chiamo Marco Marchese del Consiglio Direttivo di Società Libera. Buonasera, buonasera e benvenuta a tutte e a tutti. Siamo arrivati qui alla fine di questa decima edizione, di questa marcia silenziosa per la libertà dei popoli e dalle minoranze oppresse. Questo è il decimo anno. Resistiamo insieme al popolo venezuelano, haraten, iraniano, tibetano, vietnamita e uiguro. A loro in particolare quest'anno è dedicata questa marcia. Doveva essere qui con noi Rebia Kader, leader spirituale del popolo uiguro. Doveva essere qui, è arrivata da Washington, è qua in Europa, però purtroppo oggi non ha potuto partecipare in quanto ha appena saputo che due suoi nipoti sono stati arrestati. Questa è una notizia che ha saputo pochissime ore fa. Però queste persone sono state arrestate già da più di un mese. La notizia si è avuta adesso e lei si è sentita poco bene. Ci interroghiamo come mai questa piazza abbia le persone, noi che siamo qui, e non un popolo sterminato, immenso, a lottare per i diritti dei popoli oppressi. Società Libera forse è legata ad una concezione romantica di liberalismo, ma di sicuro è lontana da quel mondo liberale disgregato, ormai diventato di maniera, modaiolo, e che non avverte più probabilmente il senso di solidarietà, come posso dire, il senso di solidarietà per arrivare, che so, ai popoli, al popolo venezuelano, ai cristiani laoziani, ai laoziani. Noi pensiamo ad una libertà che è un tutt'uno, una e indivisibile. Ci ricordiamo quando eravamo a fianco di Aung San Suu Kyi in Birmania, quando lei ha subito questo lungo arresto da dissidente, e oggi ci ritroviamo a fianco al popolo Rohingya, vittima proprio di questa realpolitik, dove forse ha qualche responsabilità proprio il ministro degli esteri birmano. Con questa marcia che cosa chiediamo? Chiediamo la scarcerazione del medico Ahmadreza Jalali, detenuto a Teheran e condannato a morte. Chiediamo la liberazione del giornalista Jamshidi, a cui nel 2006 noi come Società Libera abbiamo conferito il premio internazionale per la libertà. Vogliamo ricordare anche le condizioni delle minoranze cristiane in Vietnam, in Bangladesh e in tutti i paesi del sud-est asiatico, che subiscono anche i silenzi vaticani. Questa particolare attenzione inoltre ci ha anche un po' favorito per questo ideale collegamento tra marcia e la Via Francigena. Infatti ieri abbiamo tenuto un evento di apertura di questa manifestazione con una riflessione pubblica presso il santuario dedicato alla Madonna del Sorbo. Non lo so, noi siamo anche un po' rammaricati per la location della marcia, i posti in cui ci hanno fatto marciare a causa di una burocrazia romana sempre più stretta, e ahimè devo dire che Società Libera da quest'anno lascerà la città di Roma, non lascerà certamente questa iniziativa. Lasceremo Roma per trovare nuove formule, nuovi compagni, nuovi luoghi per continuare in questa lotta. Vi ringrazio. Adesso chiamo a parlare i rappresentanti della comunità tibetana, il monaco Geshe Trupten Darge, accompagnato da Dechen Dolkar, che farà la traduzione.
non... Allora, io giusto qua di Laura. Maestro, vuole dire ringraziamento a tutti gli organizzatori e nome della comunità tibetana. Dice, io sono venuto qua per rappresentare la comunità tibetana perché oggi è una marcia del popolo, tutti i popoli oppressi. Allora, come anche Tibet fa parte di questa oppressione da parte del governo cinese, quindi il governo cinese vuole distruggere la nostra cultura, la nostra religione e non c'è libertà. Allora, la cultura tibetana è una ricca di cultura tibetana, e, come si chiama, abbiamo una buona strategia, per questo anche loro hanno occupato, e noi abbiamo bisogno di salvare la nostra cultura. La nostra cultura è un esemplare per tutto il mondo. In Tibet ha bisogno della libertà, perché loro vogliono sterminare la nostra popolo. Il popolo tibetano diventa minoranza nel loro stesso paese. Allora chiede al mondo di analizzare, riflettere che veramente questo è giusto o no. Parte del governo cinese repressione verso il popolo tibetano. Questo è giusto per voi, per tutto il mondo, chiedo. Allora, voi potete anche potete vedere nei vostri occhi se il governo cinese ha dato libertà al popolo tibetano o no. Questo voi potete contestare, analizzare, perché quando
cinesi hanno occupato Tibet nel 1949-59 così, Dalai Lama è fuggito dal Tibet e adesso grazie a Dalai Lama ha conservato la nostra religione, la nostra cultura. Giagala c'è dal region di Enni, Beppe Misua, Giagala Lamagheni, Dabujani, Anni Beta, Juiores, Anni Dile Chirontugi, Anni Dale Lama Giagiona Ronas. Sì, allora Dale Lama ha potuto salvare la nostra cultura, la nostra tradizione, religione, tutto in India. Quindi, noi chiediamo a voi di sostenere la sua santità il Dalai Lama. Grazie. Buonasera, grazie. Va benissimo. Grazie. Adesso chiamo a parlare Alessio Nisi, vice sindaco del comune di Campagnano. Buonasera, buonasera a tutti. Immagino che tanti si immagineranno come mai un sindaco, un vice sindaco di un piccolo paese sia oggi a Roma. Beh, il motivo è presto detto, perché questa marcia, e noi ne siamo chiaramente molto orgogliosi, inizia ieri proprio a Campagnano, che è il paese che rappresentiamo. È una marcia che parte da un paese che è a tappa della via Francigena. È proprio il tema della Francigena, insomma, che fa scaturire delle riflessioni. Il primo, grazie, chiaramente riguarda l'accoglienza. Campagnano, proprio perché è un paese sulla Francigena, è predisposto all'accoglienza, è predisposto anche a capire il senso profondo dell'accoglienza, che è quasi religioso ma anche in senso laico, chiaramente. E l'amministrazione comunale di Campagnano ha aderito questa manifestazione con convinzione, anche perché rappresentando una piccola comunità vicina a una grande capitale, vive in un certo senso il pericolo di essere fagocitati da una metropoli, quindi da una grande potenza. E con questo spirito abbiamo partecipato. Vorrei ringraziare in modo particolare Marco Patriarca, che ci ha portato qui, insomma, grazie a Marco. E porto anche i saluti del sindaco, che purtroppo non è potuto venire, e ringrazio, insomma, tutti quanti voi per aver preso parte a questa manifestazione. Sì, dobbiamo consegnare un attimo solo, chiamo Stefania Fuscagna di Società Libera per consegnare la lanterna della libertà. Grazie. Allora, io vorrei dirvi questo, che c'è un'iniziativa nuova quest'anno. Noi consegneremo, a cominciare dal vice sindaco di Campagnano, una lanterna con un impegno che l'organizzazione, il popolo che voi governate, si ponga l'obiettivo di fare una manifestazione per i diritti umani nel vostro paese. E quindi con grande gioia che io ti consegno questa lanterna, perché l'anno prossimo tu possa promuovere un'iniziativa per i diritti umani. Grazie a te. Adesso chiamo a parlare Omer Kanat, vicepresidente del Congresso Mondiale degli Uiguri. Good afternoon. My name is Omer Kanat. I'm also the director of the Uyghur Human Rights Project, a Uyghur advocacy group based in Washington, D.C. It's a great privilege to speak to you here today. I'm speaking on behalf of Ms. Rabia Kadir, the leader of the Uyghur National Movement and current president of the World Uyghur Congress, and lifelong and passionate activist for the rights of the Uyghur people. Ms. Kadir is truly saddened that she is unable to attend the march, but wishes it
the best success. Buon pomeriggio, sono Omer Kanat, direttore del progetto per i diritti degli Uiguri, progetto mondiale per gli Uiguri, e porto avanti anche un gruppo per la difesa dei diritti degli Uiguri nel mondo. È un privilegio essere, per me essere qui oggi a parlare in nome di Rebia Kader, che è la leader degli Uiguri, del Movimento Nazionale per gli Uiguri e presidente del Congresso Uiguro Mondiale. E, purtroppo non è potuta essere qui, le dispiace molto, ma ci augura il miglior successo a questa iniziativa. I would like to thank Mr. Odeta, President of the Società Libera, for inviting us to Rome to attend March for Liberty and providing an opportunity to brief you on the current situation faced by the Uyghur people in East Turkestan. It's truly wonderful to be surrounded by so many dedicated human rights activists. Uyghurs have been the constant participants of this march and have greatly benefited from it in their struggle for freedom, human rights and democracy. Vorrei ringraziare il dottor Olita, presidente di Società Libera, per questa marcia che ogni anno ha visto la partecipazione degli Uiguri, e l'abbiamo sempre appoggiata e ne abbiamo tratto grande beneficio, perché sono contento anche di potervi spiegare qual è oggi la situazione degli Uiguri nel mondo e nel Turkestan orientale. E appunto da molti anni Società Libera ci sostiene in questa lotta per i diritti umani, la democrazia, la libertà. I am a Uyghur, a Turkic Muslim from Central Asia. I came from a place where Uyghurs proudly called East Turkestan, and which the occupiers of our land, the Chinese communists, call Xinjiang. Uyghurs suffer from systematic human rights abuses at the hands of the communist government and share your aspiration for freedom and democracy. Since occupation of East Turkestan in 1949, Chinese government has pursued policies in East Turkestan which are repressive towards the Uyghur population in order to maintain control and exploit the resources of the region, creating tension and dissatisfactions. Uyghur people have lost their right to speak freely, the right to publish our own literature, and the right to preserve our culture. We have lost the right to prosper and the right to gain an education in our own language. The Chinese government has even banned our right to give birth. In fact, one massacre after another defines the communist Chinese rule in East Turkestan. Gli Uiguri soffrono di una repressione sistematica dei diritti umani per mano del governo comunista cinese. E, fin dall'occupazione nel 1949 è stata attuata una politica di repressione per controllare le nostre risorse, per creare tensioni e insoddisfazione. Gli Uiguri hanno perso il diritto a far sentire la loro voce, a studiare nella loro lingua, a godere della loro cultura e della loro letteratura, e hanno perso il diritto di prosperare, vivere felici e di appunto essere istruiti nella loro lingua, e hanno ormai perso ogni diritto, possiamo dire che hanno anche perso il diritto a dare nascita, a vita a nuovi Uiguri, perché massacro dopo massacro sono stati schiacciati. Over the past several years, the situation in East Turkestan has become more severe. Repression of religious rights, freedom of movement, arbitrary detention, extrajudicial killings, forced disappearances, and linguistic rights have all worsened under Xi Jinping and Regional Party Secretary Chin Chengguo. He has used his experience in Tibet to carry out the same securitization policies in East Turkestan to an even greater degree, creating a massive police force and using the latest technology to create total control over society. Thousands of Uyghurs are being indefinitely detained in re-education centers across East Turkestan, with all Uyghurs being politically assessed for their religiosity and attitude toward the government.
This includes Uyghur students abroad being forced home, sometimes disappearing into these camps or being imprisoned. All Uyghurs are being treated as security threat simply because of their ethnicity. It has always been difficult for Uyghurs to obtain passports, but it is now virtually impossible. Uyghurs are being cut from traveling overseas and even communicating with friends and relatives overseas, both by phone and internet. Quindi abbiamo perso la nostra libertà di religione, di movimento, abbiamo assistito a detenzioni forzate, sparizioni forzate, uccisioni anche di uiguri, estradizioni, e tutto ciò è andato peggiorando sempre di più sotto i regimi di Xi Jinping e di Qin Chang Go, che è il nuovo segretario, diciamo, di rappresentante del governo per la nostra regione del Turkestan orientale. E questa persona precedentemente aveva attuato lo stesso tipo di politica in Tibet, per una politica cosiddetta per la sicurezza, che nel Turkestan orientale è diventata ancora peggio. Infatti sono state usate, è stato fatto un uso massiccio della polizia ed anche delle tecnologie nuove per controllare meglio la società. Migliaia di uiguri sono stati inviati a centri di rieducazione e sono stati, diciamo, repressi nella loro religione, e è stata controllata fortemente il loro atteggiamento nei confronti del governo. Molti studenti o sono scomparsi o sono stati imprigionati, e gli uiguri vengono considerati una minaccia alla sicurezza semplicemente per la loro etnia. E è diventato sempre più difficile, adesso praticamente è impossibile ottenere un passaporto, e gli uiguri sono stati completamente, quelli che vivono in Cina sono stati tagliati dai loro parenti che sono riusciti a vivere all'estero, e gli è stata impedita anche ogni forma di comunicazione con i loro parenti che sono all'estero. Authorities are increasing the practice of entering Uyghur homes and confiscating Qurans, prayer rags and other religious books and objects. The Uyghur language is being completely eliminated from education system. These policies are aimed at assimilating the Uyghur population by making it impossible for them to speak their language, practice their religion in the region, with disturbing implications for human rights. This is all being done in the name of security, but is out of all proportion to any threat. This is a violation not only of international law, but China's own constitution. We encourage the international community to vigorously see to it that Uyghurs' merit grievances are heard, and China change its repressive policies in East Turkestan on Uyghur people. The Chinese government has already committed crimes against humanity, unspeakable atrocities. However, it's not too late for the Chinese government to lend an ear to the people and ultimately improve. Thank you. Sono diventate pratica comune le entrate forzate nelle case degli uiguri da parte della polizia, e sono stati poi attuati dei sequestri di corani, di oggetti religiosi. La lingua è stata eliminata completamente da tutto il sistema dell'istruzione, e tutta questa politica è stata portata avanti per assimilare in maniera forzata gli uiguri ai cinesi Han, perché fosse loro impossibile di parlare la loro lingua, praticare la loro religione. Tutto ciò ovviamente con ovvi danni per i diritti umani. E tutto quanto è stato fatto in nome della sicurezza, però in realtà l'azione è completamente sproporzionata a qualsiasi tipo di minaccia ci potrebbe ipoteticamente essere. Tutto ciò con violazioni non solo del diritto internazionale, ma anche della Costituzione cinese. Sono stati portati avanti dei crimini atroci contro l'umanità. Quindi noi chiediamo alla comunità internazionale di fare in modo che queste lamentele degli uiguri vengano udite, e in modo che sia fatta pressione sul governo cinese. Vi ringraziamo, perché il governo cinese ha comunque già commesso crimini contro l'umanità. Vi ringraziamo, grazie. Grazie a Omer Khanat. Adesso chiamo a parlare Bianca Briceno della comunità venezuelana.
preghiera a tutti, oltre che a Bianca anche agli altri, di contenere gli interventi massimo 10 minuti per cortesia. Va bene, l'anno scorso ho fatto 9 minuti e 43 secondi, quindi spero che i 27 mi avanzi. No, io a Glateren, prima di iniziare veramente i miei veri 10 minuti, voglio fare questa quotazione. È vero che qui sono presenti una stragrande minoranza di persone, perché queste sono persone che capiscono cos'è la libertà e stanno dando la buona battaglia per essa. Comunque, questa minoranza oggi in piazza vuole rappresentare per 7,5 miliardi di esseri umani la grande assenza del senso profondo che essere un essere umano include implicitamente e nello spirito, perché lì dove c'è lo spirito del Signore per noi cristiani, lì c'è la libertà. E qua veramente le egemonie anche di carattere linguistico che cancellano la libertà di pensiero hanno portato miliardi di persone a considerare che libertà e dignità non sono priorità. Prima Venezuela libero, prima la libertà di Venezuela, e poi ne parliamo di tutte le altre cose che bisogna fare, inclusi i dialoghi nel vero senso. Un dialogo include tre aspetti: prima, tutto quello che ci unisce; terzo, tutto quello che ci disunisce; e secondo, quello che ci fa dissentire ma non ci separa. Quindi solo da questo punto di vista, l'anno scorso in questa piazza abbiamo lanciato una proposta ancora inascoltata, perché il paese non dovesse vivere la massacre che è vissuta da aprile a luglio di quest'anno. Era una proposta assolutamente non violenta, ebbene la rilanceremo. La ricordo solo perché era giustamente per andare a raccogliere le firme per avere un'assemblea nazionale costituente di carattere ordinario fatta da noi, e il regime si è impossessato di questa proposta, e quindi veramente non c'è modo in questo momento di riversare la situazione. L'opposizione collaborazionista politicante delle Torera del Venezuela, onde sempre essere in inciuccio con il regime, non ha, mettiamo fra grandissime virgolette, capito che l'aver portato le persone per la strada, e questa è una denuncia grandissima che faccio, aver invitato alla gente a uscire per le strade sapendo che la gente, le persone, i venezuelani e coloro che vivono lì avrebbero accettato questa proposta senza indugio, perché non rappresentano l'opposizione, ma era un'occasione d'oro per andare a chiedere al regime di andarsene via. Ebbene, questa opposizione ha manipolato questa situazione, onde la violenza che si è scatenata, che l'avete vista, un esercito armato che non è solo un esercito ma è una guardia pretoriana, sono milioni di persone che hanno avuto formazione militare, il paramilitare, la guerriglia, una guerriglia bolorrobiana che esiste, che Aires Ben denuncia da molto tempo e che non, anche si è detto che non esisteva, invece in questo momento è riuscita ad accettare. Ebbene, il regime ha ucciso 135 nostri ragazzi, nostri eroi che hanno iniziato a cadere dal 2014, e quest'anno è la pseudo opposizione collaborazionista con il suo gigantesco tradimento ha portato nuovamente alla 22esima elezione per mascherarsi di democratura, ma veramente è una tirannide dove abbonda la frode elettorale che Aires Ben dal 2004 denuncia.
Dunque, scusatemi l'excursus, e ora ci identifichiamo perché Aires Ven, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana che rappresento, si configura come uno spazio sociopolitico. Siamo nati come gruppo di preghiera e poi ci siamo trasformati in una configurazione sociologica, sociopolitica, insomma di volontà, per cui noi andiamo avanti con le nostre proposte sostenute puntualmente da chi ci vuole stare. Indubbiamente è un lema della nostra radio, Radio Libertà de Venezuela, il nostro programma Caminos de Libertà. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, e queste sono parole di Gesù sulle quali noi fondamentiamo la nostra strategia e anche le nostre tattiche. Indubbiamente non ho fatto ancora i ringraziamenti, ma ringraziamo Società Libera, l'Unità delle Minoranze e dei Popoli Oppressi in Esilio, il Partito Radicale Transnazionale, non, il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito, Radicali Italiani. Ebbene, io ringrazio comunque l'Associazione Alieta e l'Associazione Tortora, delle quali faccio parte. È veramente il paese è un paese molto molto pericoloso, e questo lo dico perché recentemente c'è stato un viaggio lampo di 77 ore dove il illegittimo Mat, in inglese Uro in greco o latino, questo signore ha sigillato patti di ferro con 58 paesi islamici. E al carissimo signore Erdogan, carissimo solo ai tiranni, solo a quelli che desiderano mettere lo stivale sopra la testa delle persone, bene, ha detto che il Venezuela è casa sua. E io a quanti minuti sono? Mi scusi tanto? 2 minuti veloci. Bene, allora i fattori socioentropici che hanno portato a questa situazione gravissima dove superiamo i 350.000 morti sono indubbiamente l'odio, il terrore e la menzogna. Il Venezuela oggi vive un olocausto, ma questo olocausto è lento, ma indiscutibilmente abbiamo superato la cifra di 350.000 persone assassinate. Poi il Venezuela vive anche uno sterminio, parola che è già uscita da questo palco, uno sterminio per fame, denutrizione e malasanità, e come ci rubano il nostro futuro facendo morire ogni 50 minuti un nostro bambino, per non dire la memoria storica, i nostri anziani, per non dire la forza di lavoro dei nostri adulti. Noi promuoviamo, Aires Ven promuove iniziative politiche per affermare lo Stato di diritto democratico, federalista, decentrato, laico e dei diritti umani. Riaffermiamo la libertà per la prima cosa, e poi veramente voglio dire che abbiamo in modo particolare prigionieri politici. C'è Jeremy, che è un ragazzino che ha appena fatto i 18 anni, che è dal 2014 in situazione di tortura. E noi da questi microfoni chiediamo assolutamente il rispetto per la vita di Juan Carlos Caguaripano, persona che ha avuto il coraggio di prendere un arsenale, il secondo arsenale più importante del paese, per svuotarlo delle armi con cui stavano uccidendo i nostri ragazzi. Le organizzazioni internazionali in questo momento, la OEA ha avuto un ruolo pessimo inizialmente, in questo momento sta facendo altre cose, dobbiamo stare solo attenti, seguirli con attenzione ed esigere che facciano quello che hanno promesso. La intervenzione del Vaticano è stata straordinariamente negativa, e noi chiediamo all'Italia se quei 380 milioni di metri cubi di gas ne varranno più degli italiani che vivono nel Venezuela e sono anche loro in questa circostanza. Chiudo quindi il mio intervento con una riflessione del libro di Zaccaria, capitolo 8, versicolo 16,
per tutti, credenti, non credenti e diversamente credenti. È una riflessione ed è la ragione per cui siamo qui e continueremo ad essere qui mentre il Signore ci tenga in vita. Quindi, leggo, queste sono le cose che dovete fare. Dite la verità ciascuno al suo prossimo. Fate giustizia alle vostre porte, secondo verità e per la pace. Vi ringrazio, Dios y Federación, el Señor los bendiga. Grazie, grazie Bianca, grazie. Ora chiamo Antonio Stango, presidente della Lega Italiana dei Diritti Umani e coordinatore ALDE. Grazie, sì. In realtà sono qui con diversi amici anche dell'ALDE, vedo Alessandro Manna, Diana Severati, c'era Livia Botti. Siamo non tanti, come notava anche l'amico Marchese nel suo primo intervento, però rappresentiamo molte associazioni ed è questo quello che io vorrei farvi notare, è l'importanza di riuscire non soltanto e non tanto nelle piazze, ma soprattutto nell'azione che dobbiamo condurre durante tutto l'anno, fra una marcia e l'altra, fra un'iniziativa pubblica e l'altra, verso i governi, verso le organizzazioni della comunità internazionale, perché le voci che abbiamo sentito poco fa, le voci che ci vengono dalle minoranze e dai popoli oppressi, siano sentite nelle sedi competenti. Per cui la marcia è soltanto un momento importante, a Roma, a Parigi, diceva Marco, sarà anche in altri luoghi prossimamente, ma è il lavoro che dobbiamo fare di continuo. Parlare con i parlamentari, e qualcuno è qui anche oggi, con le forze di governo, sia a livello italiano che a livello europeo, comunitario e in generale nelle istanze internazionali. Ci sono amici del Partito Radicale Transnazionale che certamente sanno come fare arrivare queste voci a Ginevra o in altre sedi internazionali. Ecco, questo è l'impegno che credo debba vederci tutti anche prossimamente. Con gli amici e i compagni di strada, di lotta, vedo quelli della Mauritania. La Mauritania, voi sapete, è uno dei luoghi dove avvengono le più violente, massicce, sistematiche violazioni, perché lì si parla ancora di schiavitù sistematica, non è una cosa la schiavitù che sia stata abolita nel 1865, è qualcosa che purtroppo esiste tuttora in alcune parti del mondo e segnatamente in quel paese, e molte delle associazioni che in qualche modo vediamo oggi qui rappresentate ne sono consapevoli e sono al fianco degli amici mauritani, come degli amici tibetani, degli uiguri, del popolo del Venezuela e di tanti altri. Io proporrò nelle prossime settimane anche un rapporto di federazione fra queste associazioni che per i diritti umani si battono, che intendono farlo sempre più coerentemente e con maggiore efficacia. Per il momento vi ringrazio, sono certo che ci ritroveremo ancora in molti appuntamenti, ma soprattutto nel lavoro comune di ogni giorno. Grazie. Adesso proseguiamo con Elisabetta Giuglinetti dell'Associazione Cammini di Francesco. Prego. Buonasera. Grazie agli organizzatori, grazie a tutti coloro che hanno invitato l'Associazione Cammini di Francesco in Toscana, nella fattispecie, perché questo pomeriggio è davvero un onore, un orgoglio essere con voi. La nostra associazione Cammini di Francesco ricorda Francesco d'Assisi, ovviamente, è uno dei tanti cammini, come abbiamo ricordato, adesso non vedo più il vice sindaco, ma uno dei tanti cammini che il Consiglio d'Europa sta approvando per ritornare ad una sorta di, così come la via Francigena, ecco perché cercavo il vice sindaco con lo sguardo, uno dei tanti cammini che ci riportano un po' questo turismo lento, questo turismo sostenibile, usando un termine che adesso piace un po' a tutti noi, no? E questa sera, questo pomeriggio, insieme a voi, ho sentito una valenza diversa nel
nel appartenere a questa associazione Cammini di Francesco, aggiungo d'Assisi, perché Francesco d'Assisi fu, come ben sappiamo, il profeta del dialogo, l'uomo del dialogo. Fra due anni ricorderanno 800 anni dello storico incontro con il sultano d'Egitto, dove Francesco, in epoca medievale, in epoca di crociate, in epoca in cui si uccideva l'altro, si uccideva il nemico, o in epoca in cui si isolava colui che era diverso da noi, andò verso l'altro, andò incontro al sultano. La geografia è un po' dolciastra a questo proposito, in realtà non furono tutte rose e fiori come una parte di geografia dolciastra ci tramanda. L'incontro non fu facile, le fonti francescane ricordano che Francesco, prima di poter parlare con il sultano, ebbe una sorta di violenza, come all'epoca Beni si inseriva, però il dialogo ci fu, però l'incontro ci fu. E fu l'incontro di due uomini su posizioni diverse che attraverso la parola, attraverso la volontà ognuno di cedere un po' dell'altro per accogliere l'interlocutore, trovarono una via d'incontro. Ecco, oggi noi come associazione di Francesco, ringrazio davvero per averci invitato qua, è un motivo in più per riflettere su tutto questo e vorrei fare una proposta agli organizzatori, vorrei chiedere se siete disponibili a far sì che questo messaggio delle minoranze cristiane nel mondo possiamo anche raccontarlo nel nostro Cammino di Francesco, a tutti coloro, i pellegrini, virgolettato, che vorranno tracciare il Cammino di Francesco dalla Verna ad Assisi per quello che riguarda la Toscana e delle altre regioni contigue, le Marche, l'Emilia Romagna, il Lazio e l'Umbria, inseriti a poco poi in un percorso europeo di cui ricordavo prima con il Consiglio d'Europa, ecco, saremo onorati di poter essere presenti con il nostro piccolo contributo per lanciare assieme questo grande grido che chiede libertà e giustizia e pace. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Aspetti un attimo che adesso Stefania Fuscagni consegna la lanterna per la libertà. Allora, un inizio siccome la lanterna serve per impegnarsi a fare una cosa insieme su questi temi, l'inizio l'abbiamo sentito da parte di Elisabetta. Quindi grazie Elisabetta, grazie. Questa è la lanterna per grazie. Te, faremo buone cose insieme. Grazie cara. Grazie. Grazie. Grazie ancora a tutti, grazie. È un impegno. Adesso diamo la parola al senatore Compagna. Luigi Compagna, senatore, membro Commissione Affari Esteri e comitato scientifico di Socio del Libera. Grazie di questa bella occasione. Anche quest'anno, nella speranza che Stefania ed Elisabetta, oltre alla Toscana, battano insieme le strade dell'Umbria. Questo per dire che questo è un appuntamento dell'agenda italiana, ma di un'agenda italiana nella quale, ed è in merito non ultimo di Società Libera, una decina di anni fa si è introdotto un vecchio e caro amico, Marco Pannella, che ci ha insegnato a pensare la politica nazionale. E viva l'Abruzzo, certo, perché poi Marco Pannella l'aveva imparato da Benedetto Croce, e scusate se è poco, con le categorie della transnazionalità. Occuparsi oggi di Birmania, di Tibet, di Venezuela, abbiamo ascoltato un bellissimo e appassionato intervento di una cara amica, vuol dire onorare la politica presa sul serio. Io non lo avevo capito a suo tempo, pensavo che la politica nazionale fosse legata dalle scelte
fatte a suo tempo dal Cide De Gasperi e confortate dall'abruzzese Benedetto Croce. Però quelle scelte stavano esaurendo la loro attualità, e allora, per onorarle davvero nella continuità delle tradizioni, la dimensione transnazionale era ineludibile. A me è capitato, e sono grato agli amici radicali che me lo hanno consentito, di avere toccato la tragedia degli amici uiguri. Ne abbiamo parlato l'altro ieri a Bruxelles, e in quei giorni mi sono vergognato del servilismo con il quale il Corriere della Sera, dimentico delle tradizioni di Bettiza e di Ronchey, ci raccontasse in una sorta di cronaca mondana il congresso del Partito Comunista Cinese. Allora le battaglie di libertà che si combattono per questioni lontane, e quella degli uiguri è meno lontana di quel che sembra. Io sono onorato come italiano che a suo tempo l'Italia De Gasperiana seppe offrire alla minoranza tedesca quello statuto speciale di autonomia che forse ha danneggiato troppo gli italiani e aiutato troppo poco i tedeschi. Ma credo che questo non lo possa dire nessuno, meno che mai al congresso del Partito Comunista Cinese, nei confronti del rispetto e della garanzia della libertà per gli uiguri. In questo spirito, caro Vincenzo Lita, grazie di quello che stai continuando a fare, e speriamo di ritrovarci anche l'anno 21. Grazie. Grazie senatore Compagna. Adesso do la parola a Laura Hart, rappresentante all'ONU del Partito Radicale. Prego. Grazie a Società Libera per questa organizzazione. Noi siamo qua convinti e ci saremo anche l'anno prossimo e quelli dopo. Marco Marchese ha esordito chiedendosi come mai questa piazza non fosse piena zeppa di gente sterminata nel mondo, ma non solo fuori dall'Italia, anche in Italia. Io credo che la questione è molto semplice, è una questione che noi stiamo cercando di portare avanti dappertutto, a partire dalle Nazioni Unite, ma poi in ogni piazza, in ogni paese, con i nostri iscritti al Partito Radicale, è la mancanza di conoscenza delle persone che sono qui oggi. Delle loro storie non si deve parlare, la gente non lo deve sapere, finché non c'è il rischio che vanno a intaccare qualche vantaggio economico per alcuni. Finché si deve proteggere quel cosiddetto vantaggio economico sempre per alcuni, non si debba parlare di quanto accade a queste persone qua oggi, alle tante persone che non possono essere qua oggi, ma anche alle persone che qua in Italia soffrono dalla più grande questione sociale di questo paese, e cioè la mala giustizia e la sua immagine peggiore che nelle carceri. Oggi voleva essere qua Rita Bernardini, non ci può essere perché, come saprete, al sesto giorno, non lo saprete, ma lei insieme ad altri ha 10.000 detenuti nelle carceri italiane, e al sesto giorno di sciopero della fame ha appena subito un intervento chirurgico, e ciò nonostante continua a lottare per i diritti degli ultimi, gli ultimi in Italia e gli ultimi nel mondo. E dunque noi come Partito Radicale ci uniamo non solo oggi ma tutti i giorni a tutti gli oppressi del mondo, però attenzione, come diceva Marco, non solo per gli oppressi, non solo per i vostri diritti, per i nostri diritti, ma per i diritti di tutti, anche gli opprimenti, perché sennò rischiamo di finire come il caso in Birmania, che passiamo ad essere oppressi ad essere opprimenti. E dunque
per lo Stato di diritto, per la transizione comune di tutti i paesi, di tutti i popoli, tutti insieme, lo Stato di diritto, i diritti umani di tutti, la libertà per tutti. C'è uno spazio per farlo, c'è un partito che se ne occupa ogni giorno, dappertutto. C'è Società Libera, ma c'è anche il Partito Radicale Non Violento, transnazionale, transpartito, e noi speriamo vivamente di poter continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, che Marco Pannella ha sempre fatto, e cioè di portare avanti queste lotte per i diritti e la libertà di tutti. Iscrivetevi, venite intanto, ci saremo la settimana prossima dal 27 al 29 ottobre al Partito Radicale a Via di Torre Argentina 76, ci sarà una grande assemblea con tante persone, oppressi e non, e questa sede per parlare appunto di Stato di diritto alla conoscenza e della libertà per tutti. Grazie. Grazie. Adesso chiamo a parlare Yacoub Diarra della comunità Aratin. Buonasera a tutti. Non provo di parlare in italiano dura, ma ci vado a essayer. Ok, merci. Sì, c'è lui. No, no, ho due, ho due, c'è l'acqua di monsieur. Ok, merci, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Donc, sono Yacoub Diarra, era Italia, Initiative Régence, Mouvement d'abolitionniste. On a un momento qui lutta contre l'esclavitù in Mauritania e sono qua per il popolo Haratin. Donc Haratin è un popolo discriminato, oppressi dal loro paesi. E c'è molte cose dure perché significa Haratin, Haratin schiavi affrancati dal nostro lingua Hassaniya, il Haratin. Schiavi affrancati. Ma adesso la Haratin sono popolo, abbiamo molti problemi in Mauritania perché non abbiamo diritti di tutti i piazzi di lavoro, di lavoro. Molte cose c'è solo una etnica, ma se gli esercizi sono noi, come si chiama? Per esempio, per l'armée, donc c'est les Haratins. Je vais essayer de parler français, donc c'est, mais ça va être un peu dur. Donc je dis que les Haratins, donc c'est un peuple qui s'appelle l'esclave, les anciens esclaves en Mauritanie. Sont un peuple opprimé dans leur propre pays, en Mauritanie. En Mauritanie, donc c'est un pays de 4 millions, un pays riche, mais la population pauvre. Pourquoi on est pauvre? À cause de l'esclavage et le racisme. Parce que nous sommes un peuple, donc comme je disais, les anciens esclaves, ça veut dire que les Haratins. C'est pour cela que les enfants des Haratins, ils ont éveillé pour prendre leurs droits. Donc on a bien compris qu'on peut prendre nos droits seulement pacifiquement, parce qu'on est en train de lutter pacifiquement depuis 2008 comme un mouvement qui lutte pour les droits civils en Mauritanie. Donc il y a les droits des Haratins, il y a les droits des autres ethniques. C'est pour cela que toujours on est en train de payer. Donc de payer la prison, on ne peut pas accéder à beaucoup de postes en Mauritanie à cause d'autres communautés. Nous ne sommes pas contre autres communautés, mais on veut nos droits. Donc l'année passée, j'étais avec vous ici, et je vous remercie. Et cette année, donc, je suis là à cause que l'année passée, mes amis, ils ont été 15, j'étais ici. Mais aujourd'hui, ils sont 2, ils ont été transférés. 1200 km de la capitale, loin de leur famille, à cause sont des militants anti-esclavagistes en Mauritanie. Parce que le 15, ils ont été libérés. Pourquoi nos amis, ils n'ont pas été libérés? Parce qu'ils ont été très, très bien, ils ont été torturés. Et il y a les marques, c'est pour cela qu'ils n'ont pas envie de leur libérer. C'est pour cela qu'ils ont libéré les autres. Et nous, comme notre mouvement, dirigé par notre leader Buram Dabit, qu'il y a beaucoup de nos amis ici le connaissent, et on a fait beaucoup de choses avec eux, comme les partis radicaux, comme la Liga. Donc ils savent très bien le cas de la Mauritanie. Et on a déposé des plaintes en France, à Paris et même à Bruxelles, contre les gens qui ont été torturés, les gens qui ont torturé, contre la torture. Et c'est pour cela qu'en Italie, on espère bien qu'on leur dépose. Maintenant, donc, on est ici pour dénoncer
cette chose qui arrive à notre peuple haratien. Deuxièmement, on est en train même de demander la libération de nos amis. Donc c'est pour cela qu'on demande la société civile, même italienne, donc ils ont été toujours à côté de nous. Plus, donc on demande vraiment que le gouvernement italien doit être fait un pas sur ce côté-là. Donc c'est déjà, ils ont déjà fait quelque chose, donc je le sais, mais je ne peux pas le dire. Donc ils ont fait un pas, mais on espère vraiment donc, de plusieurs pas concernant l'esclavage. Parce qu'on ne peut pas être dans le 21e siècle, qu'il y a des gens qui naissent esclaves. Si on parle de la Mauritanie, donc même pas, c'est 5 heures du vol, ici de l'Italie. Et il y a des gens qui naissent esclaves. Vraiment ça, c'est du honte. Moi, je vous parle de mon pays, la Mauritanie. Donc, c'est quelque chose qui me fait honte, mais c'est la vérité. On doit vraiment changer notre pays sur les bonnes choses. C'est pour cela qu'on demande un Mauritanie juste pour tout le monde. C'est pour cela qu'on est en train de lutter. Et je vous informe qu'on a déjà lancé, qu'on a compris que le jeu peut être dans la politique. C'est pour cela que les Haratins, donc présidés par notre leader Biram David, a été candidat en 2014. Sur les élections présidentielles, il est venu deuxième avec un général qui s'appelle Mohamed Abdelaziz. Donc, ils ont volé même les élections. Mais cette année-là, il a lancé sa candidature 2019. C'est pour cela qu'on lance ça ici. Je veux vraiment que tous les membres, le monde sache ça et on a besoin de soutien de la société civile, même de le gouvernement italien. Parce que pour les cartes, nous sommes nombreux parce qu'on est en train de lutter pour un droit commun pour toutes les communautés. Et c'est pour cela qu'on dénonce, même il y a un Mauritanien actuellement, on demande la libération d'un sénateur. Donc on n'a jamais vu qu'un sénateur en prison, un Mauritanien, il y a un sénateur en prison, à cause qu'il dénonce. Ça veut dire que ce système de Mohamed Abdelaziz, le général raciste esclavagiste, j'ai en train de le dire ça ici, il veut pas la paix, il veut seulement la guerre. Et ce qu'il veut, il dit qu'il est en train de protéger pour la terrorisme. Non, c'est pas vrai, c'est lui-même les terroristes. C'est pour ça qu'on lui dénonce, vraiment on lance un appel pour un très bon soutien pour notre cause et même pour libérer nos militants. Et vraiment, je vous remercie. Ok, désolé per la. Grazie. Adesso chiamo Alessandro Massari della direzione dei Radicali Italiani. Grazie a tutti cari amici e porto un saluto a nome del Movimento di Radicali Italiani. E mio in particolare, che partecipo con costanza alle marce di Società Libera organizzate da Vincenzo Lita. Io sono un radicale abituato ad essere molto concreto, sono uno abituato a fare le doppie tessere e quindi rinnovo a questo palco la mia iscrizione a Società Libera, perché i fini sono importanti se si hanno i mezzi, e invito voi tutti a farlo. E devo ringraziare il senatore Compagni e Laura Hart, perché se partecipo a questa marcia lo devo a Marco Pannella. A Marco Pannella che in onore all'insegnamento crociano ci ha insegnato ad essere capaci di distinzioni ma non di separatezze. E vedere tante bandiere, tanti simboli, tante persone, tante idee, questo garantiscono una priorità. E credo che sia fondamentale. È una parola anche per il Partito Radicale, sono già iscritto al Partito Radicale, ma appunto quelle battaglie che vengono condotte dai compagni per lo Stato di diritto e per il diritto alla conoscenza meritano un'iscrizione ad un partito che, se non rinnoverà i suoi 3.000 iscritti quest'anno e il prossimo anno, sarà destinato allo scioglimento. Sono iscritto e invito nuovamente con concretezza ad iscriversi tutti al Partito Radicale, il più antico partito italiano. E vengo poi alle ragioni concrete per le quali io mi trovo qui in questo momento. Credo che un'altra amica, Blanca Pisegno, abbia già descritto le situazioni in Venezuela, che per me è emblematico. Vedete, la democrazia senza Stato di diritto è nulla. È inutile avere una forma democratica o democraticistica quando poi la sostanza del diritto non viene rispettata. E mi interrogo anche sulla natura del potere. Quando un Parlamento eletto, già non democratico, viene sostituito da un potere costituente, che è un potere basato sulla forza. Ebbene, il Venezuela, da 2 anni è al centro dell'attenzione, insieme a tanti altri popoli oppressi, della marcia che Vincenzo Lita e Società Libera e tutti noi continuiamo a perseguire. Stiamo attenti a perseguire una democrazia sterile e battiamoci
anche per il Venezuela e anche per tutti i popoli, perché lo Stato di diritto possa fondare la libertà e quindi una vera democrazia, da portare anche in Italia. Un'Italia che anche dalle piccole cose si nota come sia molto spesso molto poco attenta alle questioni di diritto, un percorso che noi dobbiamo cambiare perché vincoli burocratici ci impediscono la via più giusta, quella più lineare, quella più libera. Noi radicali sappiamo bene quali battaglie si debbano combattere anche in Italia per ottenere un vero rispetto del diritto, e con piacere io parteciperò ai prossimi cammini sulla via Francigena, perché noi abbiamo un afflato europeista e la via Francigena è una via europea. I nostri padri che hanno percorso quelle vie, bene, io sarei onorato di continuare a percorrerle, anche perché credo che l'Europa attuale non sia un'Europa che riesca a garantire libertà e diritti, forse forme democratiche. E percorrendo quella via verso l'Europa e poi ripeto fino a Roma, credo che si possa aumentare la nostra capacità di vivere secondo regole certe e condivise, per poter essere civili, appunto, come ho detto, nella distinzione, ma non nella separatezza. Una separatezza che ci porterebbe ad essere sterili e ci porterebbe ad essere particolarmente isolati. La nostra battaglia è una battaglia comune. Io vi saluto, non voglio rubare tempo agli altri oratori, sarò con voi alla prossima marcia e mi auguro che anche l'Italia possa saper mettere in pratica quello che noi auspichiamo per gli altri stati e paesi. Grazie. Adesso chiamo Sergio D'Elia del Nessuno Tocchi Caino. Io ringrazio Società Libera non solo per l'invito, ma anche per aver rispettato l'appuntamento anche di quest'anno per questa marcia. E Marco Marchese me l'ha ricordato telefonandomi personalmente, poi Vincenzo Lita anche quando ci siamo visti l'altro giorno al Senato. Ok. Non è importante quante persone abbiano partecipato a questa marcia. È la marcia delle minoranze. Le minoranze che voi avete onorato con questa marcia di un'attenzione mi sono particolarmente care. Gli uiguri, certo, i tibetani, gli iraniani, ci sono i venezuelani sempre, nelle nostre riunioni, le nostre marce, le nostre manifestazioni, nei congressi, i vietnamiti, sono nel nostro cuore, sono testimoni di realtà, io dico apparentemente minoritarie, perché sono i rappresentanti degli ultimi, quelli che non godono di diritti civili, diritti politici, di libertà nel mondo, ma in realtà sono maggioranze, perché sono testimoni di grandi questioni sociali nei loro paesi, nel mondo, in vaste aree. Marco non ha mai avuto timore di marciare da solo. Alle vostre marce è venuto, che eravate pochi, che eravate tanti, lui c'è sempre stato. Non sono le grandi masse che fanno i grandi cambiamenti nel mondo, le grandi riforme, i mutamenti che avvengono nelle società, negli stati, ma direi nel mondo, sono sempre frutto di una visione. Sono i visionari che mutano la realtà, che nella coerenza di tre connotati fondamentali, se si vuole mutare il mondo, che sono la mente, il pensiero, le idee da un lato, poi i sentimenti, le emozioni
dall'altro e poi l'azione. Ecco, se anche in una sola persona queste tre forze della natura, io direi, sono tenute insieme in maniera coerente, ecco lì inizia il cambiamento. La visione che uno ha del mondo che vorrebbe si realizzasse, non solo il proprio mondo interiore, il mondo della propria comunità, del proprio paese, ma il mondo in generale. Ecco, avere quella visione del mondo e agire coerentemente con quella visione, il cambiamento si crea, si realizza, in realtà si realizza solo ciò di cui si ha una visione, che non è il sogno. Marco è stato un visionario, ma è stato un grande uomo d'azione. Per lui visione, azione coincidevano nello stesso atto di iniziativa di lotta politica. Lui dava corpo alle proprie visioni. Quindi non vi dolete del fatto che oggi qui in questa marcia non ci siano state le masse. Le masse non sono visionarie, sono visionari coloro i quali il cambiamento lo creano a partire da quella coerenza che poi, se volete, è la coerenza tra i mezzi e i fini della lotta politica. Non esistono fini che possano giustificare qualsiasi mezzo. Per Marco c'era la coincidenza tra metodo di lotta politica e finalità, obiettivi della lotta politica. Quindi non disperiamo, anche perché Marco di questo si lamenterebbe. Se noi venissimo presi dall'indifferenza, dalla rassegnazione, ma soprattutto dalla disperazione. Il motto di tutta la vita di Marco è stato la speranza. L'essere speranza, contro ogni speranza, spes contra spem, era un mantra per lui, ritornava in tutti i suoi discorsi, in tutti i suoi incontri, in tutte le sue scoperte nel mondo di persone disperate. Dovete essere speranza, diceva ai senza speranza. Perché? Per le persone che amate e per le persone che vi amano. Questo, ecco, è il motore del cambiamento, la speranza incarnata nella propria azione politica, ma soprattutto guidata dall'amore, non dall'odio. Voi oppressi, popoli sotto regimi autoritari, totalitari, apertamente ingiusti, illiberali, dico voi testimoni, voi ultimi, voi rappresentanti, non nutriate mai un attimo di odio e di risentimento nei confronti di coloro i quali vi costringono in questa condizione di servitù, di schiavitù. Siate sempre mossi dall'amore e soprattutto dalla speranza del possibile cambiamento, il quale dipende solo da voi. Gandhi, siate innanzitutto voi il cambiamento che volete vedere negli altri e nel mondo. Se noi esercitiamo questa forza dell'amore e della speranza nella coerenza tra modo di pensare, modo di sentire e modo di agire, ecco la visione, il futuro lo creiamo, lo anticipiamo. Grazie. Stefano Cruscagni consegna la lanterna della libertà. Però permettimi di fare un ricordo. Hai ricordato Marco Pannella. Io ricordo la nostra marcia di Parigi, che ostinatamente, nonostante non si sentisse bene, ha voluto fare. E io l'ho ringraziato tantissimo per questa tenacia, questa caparbia e anche questa. Quando gli abbiamo detto, ma scusa, ma perché? Ma io ci volevo venire qui,
e quindi ci sono venuto questa determinazione dolce. Grazie e aspettiamo di avere con la tua associazione un qualche cosa in comune per Società Libera. Questa è la testimonianza di questa richiesta. È una lanterna. La lanterna. Ecco, dove si accenderà il lume, no? Che illumina la via, che è sempre quella del cambiamento. Basta crederci, basta crederci, ce la facciamo. Grazie. Adesso do la parola a Luai Shabani della minoranza cristiana in Iraq. Buonasera a tutti i presenti. Grazie per gli organizzatori e grazie anche per i carabinieri, perché sempre stavo pensando a loro, lontani dalla loro famiglia, e stanno qui a sentire le nostre cose, giustamente, vabbè, grazie a tutti i carabinieri. Sono Luai Shabani, sono diacono della Chiesa Malchita Cattolica, ma insegno anche l'aramaico. Sono cristiano, provengo dal Medio Oriente, e in particolare dall'Iraq, sono iracheno, ancora più particolarmente provengo dalla piana di Ninive. Perché ho iniziato con il Medio Oriente? Perché il cristiano, sia in Iraq sia nel Medio Oriente, è sempre un cristiano dove ha subito la persecuzione del arrivo dei musulmani fino ai nostri giorni, e non è cambiato niente, sono 14 secoli di storia. Abbiamo cercato lungo la storia di dialogare, di marciare per la libertà di culto, di religione, però come voi avete sentito gli altri, che il concetto della libertà non è uguale per tutti i popoli, non è uguale per tutte le religioni. Sono nato in una famiglia dove si parla l'aramaico, la lingua di Gesù, ma la lingua di Gesù parlava il nostro aramaico, perché la lingua aramaica nata e cresciuta in Mesopotamia, nel paese tra due fiumi, il Tigre e l'Eufrate, è la lingua dei babilonesi, dei siri, dei assiri. Siamo battezzati con il concetto della libertà, che la mia libertà finisce quando inizia la libertà degli altri, però non è sempre così, uguale per tutte le religioni e per tutti i paesi. Ci sono alcuni, la loro libertà inizia con la morte, con la persecuzione dell'altro. Ecco perché quando vedete uno che prende la macchina e ammazza centinaia di persone nella strada, proprio sta esprimendo la sua libertà. La sua libertà è nella morte degli altri, e questo personaggio non è scemo come qualcuno vuole farvi credere, ma uno istruito secondo questa libertà. E noi sappiamo benissimo quali sono i paesi dove istruiscono i loro giovani per ammazzare gli altri. Non voglio parlare troppo perché una cosa che noi da qui da Roma parliamo dei perseguitati. È una cosa che quando un perseguitato parla di se stesso. Quindi io qui vorrei farvi sentire in aramaico, e l'ho tradotto in italiano, il perseguitato cosa parla di se stesso. Lasciamo il perseguitato a parlare. Io ho tradotto una poesia del 1260 di un cristiano iracheno che ha fatto la poesia in lingua siriaca, in lingua aramaica, e sicuramente è una persecuzione ottomanica, turca, ottomanica per i cristiani di allora. Dice questo laico, questo fedele,
Questa è una poesia del 1260, quindi siamo lontani di 757 anni. Fino ad oggi le stesse poesie li stanno scrivendo quando l'Isis, prima di 2-3 anni, è entrato nella piana di Ninive e ha cacciato tutti i cristiani dalla piana di Ninive. Sentiamo un po' il perseguitato cosa dice. Genti diverse hanno attaccato i nostri villaggi, hanno ammazzato molti dei nostri familiari, non hanno avuto misericordia per i giovani, hanno preso le belle tra le nostre ragazze, non ci hanno dato tregua e hanno chiuso le nostre strade, hanno impedito alla gente di uscire, hanno circondato le nostre zone, hanno buttato fuoco sulla nostra testa e fuoco nelle nostre case, portavano spade nelle loro mani, correvano per sgozzare i nostri colli. Guardate quello che sta succedendo oggi, di qualche scemo, noi diciamo scemo, e esisteva nel 1260 e esisteva prima di 14 secoli fa. Non è un scemo, è uno che è stato istruito a sgozzare gli altri. Hanno ammazzato migliaia, sono arrivati anche ai nostri nonni e le nostre nonne. Non hanno avuto misericordia di nessuno. Nuovi sposi e spose eliminati, hanno tagliato a pezzi i piccoli. Vabbè, andiamo avanti perché è lunga. Allora, ci nascondevamo qui e là per salvare le nostre anime, non avevamo più da mangiare, fame e provviste finite, né grano né orzo sono rimasti nelle nostre mani, gli animali morti dalla fame e i nostri cavalli dalla sete. E continua il poeta, continua perché la poesia è lunghissima. Veniamo a vedere quelli che hanno scritto un'altra poesia in aramaico nella piana di Ninive prima di 2-3 anni fa, quando sono arrivati l'ISIS, tra parentesi, i fondamentalisti terroristi islamici. Allora, dice questo qui, questo è un prete che sta scrivendo in aramaico: la terra dei nostri antenati diviene pericolo per i suoi abitanti e nessuno sa cosa dire di questa terra. È stata contaminata da una generazione corrotta. I suoi abitanti sono stati cacciati dalla loro terra perché non hanno abbracciato la miscredenza. Un'altra poesia, e finisco subito perché questo è il mio mestiere. Sono professore di siriaco, di aramaico, e insegno in qualche modo anche queste cose. Un altro dice: fino a quando questa miseria, ingiustizia, sofferenza, tormento, quando ci riposiamo nel nostro paese, quando si sveglia la coscienza del mondo e vede il crimine contro il nostro popolo perseguitato e fa qualcosa per restituire i nostri diritti. Abbiamo sofferto il caldo e il freddo, abbiamo sofferto la fame e la sete, abbiamo sofferto la guerra, deportazione, eccetera, eccetera. Quindi la libertà si basa sul rispetto reciproco, e concludo subito qui per dirvi cosa è cambiato. Dal 1260 fino ad oggi non è cambiato niente, anzi sono peggiorate le cose di più. Infatti oggi siamo a fare la marcia per la libertà in un paese che, ignorando il benessere del suo popolo, cerca di dare cittadinanza a quanti dovrebbe cercare di aiutare a vivere liberi nei loro paesi. Quindi noi chiediamo al governo italiano di aiutarci tutti quanti noi stranieri nei nostri paesi. Lì avremo la libertà. Qui solo non posso dire altro che vi ringraziamo per l'ospitalità, però dobbiamo aiutare i popoli per tornare nei loro paesi. Grazie. Grazie.
Adesso due parole di conclusione alla Stefania Fuscagni del direttivo di Società Libera. Permettetemi di ringraziare Olita, perché con il suo liberalismo anticonformista, con le sue battaglie che suscitano alla prima volta, ma io come faccio a lavorare con questo, e invece con la sua tenacia ci ha portato fino qui. Io, tenete conto, sentendo quello che diceva il sacerdote e diacono prima, che ho potuto parlare dei martiri cristiani, che sono la comunità religiosa più perseguitata al mondo, solo a Bruxelles, a Parigi e qui. Come diceva, noi abbiamo un dovere, noi Occidente, che siamo una civiltà che comunque, chiamatele come vi pare, le radici le ha cristiane ma non ha più la fede, abbiamo il dovere di difendere e di prendere atto. E allora io sono andata per Società Libera da Jean Figuel, che è un poveraccio che hanno fatto responsabile della difesa dei diritti religiosi delle minoranze l'anno scorso, e che riesce solo a fare delle conferenze perché non trova un popolo che in qualche modo dietro lo spinge. Noi ci impegneremo su questo e in particolare cercheremo di muovere, come è stato detto qui, la politica perché si interessi dei popoli dove avvengono queste cose. Del buonismo non c'è più bisogno, c'è bisogno di una azione, c'è bisogno che noi ogni anno continuiamo a avere questa libertà di parola e libertà di aiuto a noi stessi piuttosto che a queste comunità che in qualche modo ci offrono le loro sofferenze. Grazie, all'anno prossimo. Riesce a raccogliere i saluti che tutto il mondo qui presente offre nel suo silenzio, che ho detto nulla. Ho detto che è necessario trovare dei punti d'incontro. Questi punti d'incontro oggi determinano quello che è la simpatia di trovare di nuovo parole che non siano la somma delle difficoltà che ognuno di noi vive e comunica in un modo sbagliato agli altri. Il modo sbagliato sono esattamente queste poche parole buttate alla rinfusa che non dicono assolutamente niente. Dicono però che la qualità del divenire di questa società è ancorata a quanto ha detto ognuno di noi qui, in un modo magari più o meno esplicito, per ritrovare quell'armonia di fondo che è la libertà che riemerge oltre le violenze che qui vengono, qui nella società pianeta Terra, dimostrate nel modo più cruento. Il Venezuela ne è la dimostrazione, con i suoi colori che ancora sopravvivono oltre le difficoltà per portare avanti il mio discorso alla fine come ringraziamento che tutti quanti noi dobbiamo fare a coloro che si battono per un recupero della libertà e anche dell'armonia che in fondo Marco Pannella aveva nel cuore e ha dimostrato. Grazie. Grazie, grazie. Buonasera a tutti.